Buonasera a tutti. Ho già parlato nei giorni scorsi dell'episodio Oliviero Toscani, cioè di questi workshop che ha organizzato Oliviero Toscani. Ora io sono molto seccato perché stasera ho partecipato via Instagram ad uno di questi. E a un certo momento non ne potevo più dei suoi insulti veri e propri nei confronti dei lavori fotografici svolti da alcuni ragazzi, ragazze che magari o persone più adulte che tentavano di fare qualcosa di meglio sulla fotografia, seguendo dei maestri. Come il signor Toscani, e lui veramente è stato di un'arroganza, ma di una volgarità, dicendo: ma che cazzo è sta roba qui? Che cosa mi rappresenta? Cosa volete parlare del pane quotidiano? Perché il pane quotidiano era il tema del workshop in questione. Ora, io peraltro non lo sapevo, l'ho saputo all'ultimo momento, per cui ho pubblicato delle foto che non avevano molto a che vedere con il pane quotidiano, ma non importa, tanto non si vinceva niente. Comunque ho messo quattro foto che secondo me sono carine, belle, e spero che piacciono almeno a qualcuno che le veda. Poi per il resto non me ne frega niente, né della gloria né dei soldi. Se si vincessero i soldi non mi dispiacerebbe, ma insomma è così la prendo. A un certo momento, siccome ero seccato e non si poteva interloquire direttamente a parole, ho dovuto scrivere nella chat. Ho scritto due o tre volte perché non vengono lette tutte, perché scorrono velocemente. Ho scritto: ma a cosa devo tutta questa aggressività? A cosa devo tutta questa aggressività? E un certo Nicolas Ballario, che è una specie di lecchino direi, di Oliviero Toscani, si è messo in mezzo e ha detto: Davide Mattone, la vuole smettere di mandarci continuamente questo messaggio sull'aggressività? E Toscani fa: chi è questo Davide Mattoni? È un rompipalle che continua a scriverci di smetterla. E allora Toscani ha cominciato a dire: ah no, allora cosa vorresti? E si è messo a fare i gesti di una tipici di una checca, senza togliere nulla alle checche. Ora, io ho trovato anche veramente una violenza il fatto di non poter replicare a questi suoi insulti. Secondo, poi gli ho detto: vabbè, io la smetto. Perché siete persone troppo sensibili per poter rispondere a un argomento così delicato come questo. Ora, fino a qua è stato un episodio quasi, quasi personale e basta. Però non era finito il workshop, mancavano ancora delle foto da sfogliare su Instagram. Allora, che è successo? È successo che Toscani ha detto: vabbè, le foto che mancano le facciamo vedere nei prossimi giorni, e punto, e niente, andrà così. Ora, sono andato a vedermi il prossimo workshop che si intitola, se non sbaglio, oddio, San Francesco, mi sembra, dedicato a San Francesco, che poi con le fotografie non so bene come si potrà riprodurre San Francesco, però per carità, tutto è possibile.
L'unica cosa particolare è che questo workshop sono incluse 25 persone, non più di 25 si possono iscrivere, e a 200 euro l'una. Non è un concorso, è un workshop, non si vince niente, non si vince assolutamente niente, è solo gloria. È solo il far vedere foto che Toscani farà girare a qualche suo amico fotografo per l'America, per chissà dove, per la Germania, la Francia, a quattro gatti. Non credo che passerà, chissà, che passeranno alla storia queste fotografie. Per cui non ho trovato ancora un canale per poter parlare direttamente con Toscani. Ma cercherò di farlo. Intanto Facebook è un primo passo, poi vedremo. È la seconda puntata, questa mia, di Cosa Brutta. Facebook, no, scusate, no, Facebook no. Toscani, Cosa Brutta, molto brutta.